9 marzo 2020, secondo giorno, zona rossa, Igea Marina. Il problema è che quando hai dai 15 ai 25 anni hai voglia di uscire, hai gli ormoni che proprio subbugliano, hai voglia di uscire. Cioè, io non so cosa avrei fatto io dai 15 ai 25 anni se non avessi avuto la scuola per 3 settimane di fila e poi altre 3 di vacanza. Cioè, non so, sarei che voi, ecco, sarei uscito sempre di divertimento, sempre con le compagne di scuola, non lo so, dai, ecco. Il problema però è che quando si ha dai 15 ai 25 anni capita che magari la sera, adesso tutto chiuso, allora vai nell'alimentare e ti pigli la bottiglia di vodka. Bottiglia di vodka che fa il giro di tutta la compagnia. Ecco, è lì che si espande questa cosa qua che si chiama Covid. Cioè, perché te tanto dici, poi magari anche quelli che oltre che la bottiglia di vodka è la canna, che la canna fa il giro di tutti, ecco, anche lì si espande appunto questa virus Covid. Ma te hai dai 15 ai 25 anni e te dici, ma io ce lo duro perché io non lo piglio. No, te non lo pigli, te non senti le conseguenze, ma te lo porti a casa. Lo porti a casa dove hai i tuoi genitori, che forse hanno la mia età, 40, 45 anni, dove c'è magari il tuo nonno, che ha dai 75 agli 80 anni. Ecco, e loro, c'è caso che ci lasciano le penne. Allora tu, ragazzo, dai 15 ai 25 anni, che vivi a casa, la casa che tuo nonno ha fatto con tanta fatica, tuo babbo ha mantenuto, tu ammazzi il tuo nonno. Purtroppo questi sono i rischi. Adesso io voglio dire, questi ragazzi qui che se stessero a casa verrebbero anche un po' esclusi, così. Però non fate tanto da dire, perché io ce l'ho duro. Ecco, state a casa, fatevi escludere, fatevi dire, quello lì è quello che ha paura di ammalarsi, quello sta a casa. Fatelo, state a casa, fatevi escludere. Ciao. Take care of yourself.